Che differenza c'è tra la pallavolo che si fa qui normalmente e quella del Giappone, che ha comunque una storia, una tradizione notevole? Innanzitutto io ringrazio la società di Montesilvano, tutti quanti, per me è un onore, un piacere tornare dopo 5 anni qua e anche, ho avuto anche la fortuna di lavorare con Enrico Cecamore. E differenze molte perché differenti metodologie influenzate dalla cultura giapponese, differenti maniere di lavorare in palestra e anche nelle aziende e quindi nei club. Però sicuramente un grande tanto da imparare dalla loro cultura, dai loro modi di lavorare e nessun rimpianto fino adesso. Nella brochure di presentazione dell'evento si parla del mondo di Mila Ishiro. È chiaro, magari questo riferimento viene dato anche ai più giovani che si approcciano alla disciplina. Per quanto riguarda il popolo italiano, noi abbiamo qualche stereotipo del Giappone, no? Sono molto disciplinati, sì, quello è vero, sono disciplinati, ma ovviamente ogni popolo, ogni paese, ogni persona è diversa. Sicuramente Mila Ishiro ha portato qualche influenza nel nostro paese, ma vi sono molte cose, aspetti, diciamo, un po' in ombra che non sappiamo e quindi magari oggi sarò qui per spiegarlo, introdurlo. È stata una parentesi che ha portato anche soddisfazione a livello professionale. In Giappone sono per 3 anni di seguito, io questo è il mio quarto anno come primo allenatore, il primo anno, però negli ultimi 3 anni abbiamo vinto il campionato, la V-League, poi abbiamo vinto la Tenno High, cioè la Coppa dell'Imperatore, e poi quest'anno siamo andati in finale anche della Kurowashiki Cup, una seconda coppa che si gioca in Giappone. Quindi più o meno abbiamo avuto quasi tutte le medaglie. Si concluderà a breve l'esperienza in Giappone o è destinata ad andare avanti? No, il prossimo anno sarò in Giappone da primo allenatore, il mio secondo anno come primo allenatore. Quindi sono contento, ogni anno una nuova sfida, un nuovo capitolo.